oggi siamo qui con Stefano Caruso, interprete e autore dell'Uomo Nero, un spettacolo che tu hai già portato in scena e che replichi il 19 di dicembre al Teatro Abarico di Roma come unica data. Allora, intanto Stefano, dici e raccontaci chi è l'Uomo Nero. No, svegliamo il mistero. L'Uomo Nero è Benito Mussolini. Ah, caspita! La parola Uomo Nero è stata scelta proprio per rappresentare, diciamo, la parte più oscura della psicologia di questo personaggio. La mia curiosità andava nella direzione di capire che cos'è cambiata nella testa di Mussolini ad un certo punto della sua storia. E secondo me a un certo punto è apparsa veramente un'ombra, un lato oscuro in questo personaggio, dettata più da una necessità personale di apparire e di avere delle soddisfazioni che nel dedicarsi al bene comune. Nello spettacolo prendi in realtà un arco temporale ben definito, racconti le sue scelte che vanno dal luglio del 34 all'ottobre, esatto, del 35. Perché questa scelta così precisa di tempo? Perché nell'interno, diciamo, in questo lasso di tempo sono accaduti dei fatti che hanno contribuito, diciamo, a rendere più evidente qual è stato il passaggio psicologico nella testa di Mussolini, quali sono state le scelte dettate più dalla necessità di acquisire un potere personale che piuttosto che quella di perseguire un bene comune che in qualche modo lui aveva iniziato ad approntare per gli italiani. Tutta queste scelte che poi hanno portato in realtà a decisioni anche importanti. Anche importanti, a decisioni importanti che, diciamo, hanno avviato l'Italia sull'orlo del baratro, cosa che invece non era accaduta prima, perché fino al 34, diciamo, Mussolini si era dedicato molto di più al bene comune, aveva rilanciato il lavoro, aveva creato un volano di occupazione che in qualche modo aveva reso la vita più facile agli italiani che venivano da un periodo veramente economicamente duro. Certo, la tua scelta di fare uno spettacolo su Mussolini è particolare, è una figura che ancora oggi sembra intoccabile, no? Come hai approcciato anche teatralmente a questo personaggio? Diciamo che la figura di Mussolini per me è una figura abbastanza comune, perché ci sono nato, io vengo da due genitori che hanno vissuto quel periodo storico e oltretutto i ricordi dei miei nonni, diciamo che nel nostro ambiente familiare la figura di Mussolini è stata sempre in qualche modo riportata in modalità diverse, perché mia madre la riportava in un modo, mio padre in un altro, mio nonno addirittura in un altro ancora. Però ha sempre fatto parte della nostra cultura, diciamo, infantile, cioè me lo ricordo sin da bambino, insomma. Ma questa modalità in cui tu lo porti in scena è particolare, tu parli di Mussolini ma parli anche attraverso la bocca di personaggi che sono o realmente esistiti o giullareschi, inventati. Come ci racconti com'è stato questo approccio? Beh, diciamo che nel fascismo puoi veramente prendere a mani basse, nel senso che tutto quello che riguarda i personaggi di quell'epoca sono una risata continua, cioè a partire da Starace che faceva il tuffo dentro al cerchio di fuoco o all'atteggiamento che avevano i vari gerarchi all'interno del governo. E quello che mi sono immaginato anche la gente comune, cioè quelli che parlavano sotto al balcone Palazzo Venezia o quelli che magari parlavano quando il Duce faceva delle visite nelle nuove province, insomma quello che le persone percepivano rispetto a questo linguaggio ridondante, pieno di paroloni grossi e alcune volte addirittura incomprensibile per noi. Quindi ti sei divertito, diciamo, a interpretare più personaggi, la figura di Mussolini, ma anche tutto ciò che vi girava intorno. Com'è stato affrontare il personaggio Mussolini? Perché tu mi raccontavi degli aneddoti, sì. Parlando con la gente, chi a destra e chi a sinistra, in qualche modo questa figura è ancora oggi intoccabile. Com'è stato? Beh, non so, il primo esempio che ti posso fare, il primo aneddoto che ti posso raccontare è quello di mio padre. Mio padre ha 85 anni, è antifascista da sempre,
E quando ha saputo questa cosa, che io mi stavo occupando di un racconto su Mussolini, ha detto: ma come vuoi parlare di Mussolini? Ma veramente? Dice: ma scusa, ma in che chiave ne vuoi parlare? E vedevo crescere lui una preoccupazione, come dire: adesso questo vuole parlare di Mussolini, chissà in che chiave ne vuole parlare, quali sono gli aneddoti che vuole raccontare. Insomma, nella gente c'è subito il panico, perché o ti identificano a destra o ti identificano a sinistra, cioè il pensiero di poter fare un racconto equilibrato è impossibile in Italia, cioè ci sarà sempre qualcuno che ti dirà che sei stato troppo a destra o che sei stato troppo a sinistra. E questo per me è stato fonte di stimolo, insomma, è un argomento sfidante e mi incuriosiva soprattutto quello che percepiva la gente da fuori. No, ma infatti questo si percepisce. Se siete incuriositi da questo spettacolo, ve lo ricordiamo e anzi vi invitiamo a vederlo, L'Uomo Nero di Stefano Caruso e con Stefano Caruso, l'unica data è il 19 dicembre al Teatro Abarico di Roma. Intanto ringraziamo Stefano per la compagnia. Grazie Monica. Yeah.